français. J'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Si sente che manca tutto. Les ordres sont souvent mal exécutés. L'uva va patito, come tutti. Ma è sempre commovente il vino di Gustave. Commovente Gustave più del vino. Ma come? La Gazzetta Ufficiale ha appena pubblicato lo Statuto degli Ebrei e tu sei già pronto a ospitare uno di loro. Sì, e sono venuto ad avvisarvi, perché non mi piace fare le cose di nascosto. Il vento disperde i profumi nell'aria. Perché non ci dici che vuoi la nostra complicità, Gustave? No, non mi convince, non mi convince. Tu dici che è una professoressa e lei vuole fare la bracciante. Non va bene, non va bene. Dicono che sia comunista. E noi? Noi cosa eravamo, eh? Eravamo comunisti? Siamo pronti a credere al governo di Léon Blum? Siamo pronti a... Tu e noi siamo sempre stati in controtendenza, Gustave. Quando noi si era comunisti, tu eri addirittura monarchico. Lo sono rimasto. E noi no. Noi no, invece. Noi non siamo rimasti comunisti. E lei è ebrea e comunista. E cosa ci faccia in casa una così, non ci è chiaro. Ma idee e religioni non fanno andare avanti il mondo. Ma dire il vero lo stanno squassando. Se non è politica, è religione. E infatti è stato padre Perrin a farle il mio nome. Dimenticavamo che sei un uomo di chiesa, Gustave. E la chiesa a volte può essere un lasciapassare. Già, quando non ti mette a Roma. Che cosa farai? Le insegnerai a fare il vino? Io non so se sarà sicuro qui. Lei non viene per scappare. Al contrario. Suo fratello è già in salvo negli Stati Uniti. Ma lei si ostina a rimanere. Aiutami, io sono in crisi. Temo di mettermi contro tutti. Coraggio, Gustave. Dici sempre di voler volare alto. E allora questa è una buona occasione per te. Falle leggere i tuoi scritti. È una brava maestra, sai. Tempi duri per le idee. Come dici, caro? A meno che non siano piccole idee, sistemazioni più che invenzioni. Piccole strategie per far funzionare meglio qualcosa. Quest'anno avremo problemi a legare la vite. Non ci sono né raffia né fil di ferro. Ma i vicini ne avranno fatto sicuramente scorte. Sì, sì, per aumentare il prezzo e rivenderli alla borsa nera. Ma noi non ci faremo intimidire, vero? E escogiterai sicuramente qualcosa. Come pensi che facessero i nonni? Prendevano dei rami, legavano i tralci con dei rami. Ecco, questa mi sembra già un'ottima idea. Ma a proposito di idee, alla fine la filosofa viene o non viene? Non lo so. Quanti anni ha? È famosa? E perché è famosa? È famosa perché pensa molto. E parla poco. E questa sarebbe la vostra stanza. L'abbiamo preparata e spero che vi piaccia. E poi abbiamo questo sapone che è troppo bello. Troppo bello. E
Beh sì, se volevate conoscere la vite di campagna, questi sono i nostri vigneti. Sì. È tutto nostro qua, è anche sopra. Sì. E poi di qua, ecco, si vede la casa. Eccola. Ah. La casa dove sarà un piacere avervi come ospite. Troppo bello, troppo bello. Come troppo bello? No, Simone, dove andate? Io voglio vivere la vita dei braccianti. Ah, dei braccianti? Simone, no, non capisco. Meglio qui. Come? Sì, mi piace molto. No, questa è la jacun per la caccia. È abbandonata, pericolosa. Non si può stare qui. Andiamo. Io sto qui e basta. Una casa di fate. Non ha voluto venire da noi. No? No. Dice che vuole fare la vita come quella dei braccianti. Secondo me pensa che il nostro quadretto sia un po' troppo zuccheroso. Te lo ha detto lei? No, ma non ha mai neanche accettato di venire a pranzo. Figurati, le portiamo delle patate, ma chissà come se le cuoce. Non può mangiarle crude. Non fate nient'altro per lei? E che cosa possiamo fare? Si è sistemata nella jacun, quella baracca abbandonata. Dorme per terra. Gustave, cercala. Stanala. Questa Simone Veil si diverte a giocare a nascondino. Sì, ma non si rende conto dei pericoli. Yvette. Finalmente vi abbiamo trovato. Gironzolavo. Vi abbiamo portato le patate che avete chiesto. È un grande regalo che mi fate, ma sono troppe. Sicuramente qui in giro ci sono persone che soffrono la fame. Oh, ma non vi preoccupate, qui nessuno soffre la fame. Ci si arrangia un po' come si può. Non avete freddo? Si sta facendo notte. Aspetto le stelle. Preferisco l'occhio nudo. Anzi, l'occhio miope, il mio. Le stelle bisogna sentirle. Io non ci riesco. Prova tu, Gustav. Sì, io sì. Dunque, avete deciso di rimanere nella baracca? Sì. Senz'altro. Va bene. Allora vi lasciamo. Alle vostre stelle. E alle vostre stalle. Già. Già. Forse la nostra casa non è abbastanza accogliente per una come lei. Al contrario. Casomai è troppo accogliente. È così che pensa di fermare la guerra? Boh, una specie di omeopatia. Omeopatia? Curare la malattia con la stessa sostanza che la produce. Lei pensa che assumendo su di sé i disagi del mondo, il mondo possa in qualche modo migliorare? Se domani non vorrà ancora mangiare, dovrà ricredersi. Le cucinerò un pranzo degno di un papa. Vediamo se la professoressa saprà resistermi. A me sembra pazzesco che non solo ci tocchi sfamarla, ma anche trovare il modo per poterlo fare. Alziamo la radio. Sì. Bourgeois, Mussolini, va pas mal en pis. T'abandonnes des hommes, des temps, des flingos. Quand les Anglais disent go, apercevant les Anglais toujours si flegmatiques, les carabiniers ils sont verts car ils ont les poids. Tout à coup se souvenant du pas de gymnastique, ils plantent là leurs forts et même leurs généraux, ma foi. Les Italiens qui sont réputés pour leur vélocité. Comunque non ce la farà mai. È maldestra, lo dice anche lei. Poi perché dovrebbe imparare? Secondo me è in gara con se stessa. Oppure vuole espiare qualche colpa. Magari ha un figlio illegittimo. Oppure ama un uomo sposato. Anzi no, si sente inadeguata ed è lei la figlia illegittima alla ricerca delle proprie radici. Me lo affili?
Pensi che verrà oggi? Non so. Ogni giorno glielo chiedo, ogni giorno le rifiuta. Ma hai notato quanto fuma? Magari dipendente da qualche sostanza. Da qualche fungo allucinogeno. Di sicuro ha carenze affettive. Devo chiedere al postino. Lui sa quante lettere riceve, se ne manda. Se oltre a quei quaderni scrive a qualcuno. Se ama qualcuno. Ecco, voilà. Signora, c'è buon? Gerard. È tutto per oggi. Gerard. Gerard, la nostra ospite riceve molte lettere. Sì, certo, da Parigi, da New York, da tutto il mondo. E? Non chiedetemi altro. Oh, no, no, ma che dite? Non oserei mai. L'altro giorno, ad esempio, le ho recapitato una lettera proveniente dal campo di internamento di Mesargues. Ma io so che lei intrattiene corrispondenza con i reduci della guerra in Spagna. So che invia loro anche pacchi di cibo. Ma il gesto più largo. Così? Io no. Più adagio. Va bene. Attento. Ecco. Prima voglio capire, dopo riuscire. Eh già. Lo vedete? Perché vi ostinate a fare cose per le quali non siete nate? C'è qualcosa per cui si è nati? Non lo so. È che io volevo fare la maestra e alla fine continuo a fare la contadina. Voi però possedete la terra che lavorate. Questo fa di voi una possidente.
Vedete? I confini? E guardate i vostri braccianti. Essi non hanno niente. Volete metterli contro di noi perché ci portino via le terre, come i comunisti? No, non so più. Anche i comunisti si sono rivelati avidi. Ne volete? Grazie, no. Cerco una canzone. La canzone di questa terra. Chi è là? Chi è là? Chi è là? Non avere paura. Non ho mai paura. Non è un po' presuntuoso? Dipende, ci si sente superiori alla paura o inferiori. E tu come ti senti? Io sento il mondo intorno a me. E per questo non hai paura? Credo di sì. Tu che ci fai qui? Studio. Studi? Studio. Registro quello che vedo. Ma sei buio. Guarda. Stai attento. Le lucciole sono grandi predatrici. Dormito bene? Benissimo. Era comodo il materasso di pannocchi? Allora, vi occupate di me? Ah, eravate voi che scappavate. No, non voglio essere un peso. Volevo arrangiarmi. Dandovi al bracconaggio? No, pensate a Ivo, E rovino forse la vostra reputazione? Ho le spalle larghe. Ah, anche vostra moglie? Ah. Allora sapete essere donna quando volete. Perché amo il pettegolezzo. Lo amate? No, no, no. Ci trovate ridicoli? No, no, no. Ma quando vi vedo, sorrido. Ah, e che cosa esattamente vi fa sorridere? Volete i dettagli? Credevo che fosse il vostro mestiere. Sì, ma diventa pesante. E allora lo scoprirò da solo. La nostra vita è la vostra fervida immaginazione. No, osservazione, non immaginazione. Già, già, siete filosofa. Va bene, procediamo? Impariamo ad arare. Andiamo. Vai! Non vi capisco bene. Da dove venite? Avete un accento strano. L'accento di Parigi, E siete venuta fin qui, da Parigi? E perché non volete rispondere? E guardate che siamo soli. A Parigi ci sono i sindacati. Mio cugino lavora alla Renault. Lì fanno delle lotte e hanno le ferie pagate. Io sono... stata alla Renault. Abbiamo cantato e ballato e occupato la fabbrica per giorni e giorni. Vedete, come si fa ad occupare la terra? Si fa, si fa. Nel
Medioevo lo hanno fatto quando la terra era il bene più importante. I contadini si sono rivoltati e si sono riappropriati della terra che i proprietari tenevano incolta. Qui i proprietari lavorano loro stessi la terra. Non c'è nulla di incolto. Sono dalla nostra parte. Ci danno quello che possono. Non si arricchiscono mica. Loro guadagnano più di voi e lavorano meno, eh? Se siete venuta fin qui per seminare discordia, tornatevene da dove siete venuta. Simone! No, non potete stare sempre in mezzo, però. Ah, il fatto è che vi rispettano. Per piacere, tornate in casa, eh? Non sono lavori per voi. Ma quel che è più incredibile è che vi vogliono bene. Ma perché vi stupite? Noi facciamo quello che possiamo per loro. Non è colpa nostra se sono nati sfortunati. Deve essere perché vi conoscete. Mentre nelle grandi aziende non ci si conosce. Devo appuntarmi questo. Beh, buona idea. Quando c'è operazione, c'è accettazione della propria sfortuna come della fortuna dell'altro. Bella. Perché? Perché c'è condivisione. 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 E si spera di migliorare tutti. Infatti, quando c'è raccolto, noi abbiamo e diamo di più. Quando non c'è raccolto, abbiamo e diamo di meno. Per piacere. Volete farmi credere che non accumulate? Beh, quel tanto che basta per far fronte alle emergenze. Ma non è che accumuliamo per possedere ancora di più di quello che già possediamo. Mm-hmm. Allora, se volete... No, no, no. Se volete scendere... Tanto caro. Benissimo. De France et d'outre-mer, ralliez à nous les hésitants et les mécontents qui, dans leur incompréhension de notre désastre et de ses conséquences, continuent à se maintenir dans les illusions du passé. Vous imposerez silence à leurs critiques sournoises ou tumultueuses. La France n'a qu'un gouvernement, c'est celui que je dirige avec les collaborateurs de mon choix. Le gouvernement n'a qu'une politique, c'est celle dont, conscient de mes engagements, soucieux de l'honneur et de l'intérêt français, je prends la responsabilité devant l'histoire. Vous nous aiderez à maintenir le pays dans l'ordre et la concorde. Anche oggi non volete mangiare. Siete già così magra. Rispetto le razioni del governo. Ma non ce n'è bisogno. Qui il cibo lo produciamo da noi. Ma come potete non soffrire di quel che accade lontano da qui? Che ci sembra così lontano. E poi come potremo fare? Smettere di mangiare come fate voi? Cosa cambierebbe? Il pensiero non vi impedisce di guardare. Il vero pensiero è nell'azione, quando si può fare, o nella contemplazione, per essere parte del mondo. Ma qui non sembra che il pensiero possa diventare azione. Tutto è così
Perfetto. Perché non pensate un po' a voi stessi? Cosa? A voi. Dovrei imbrettarmi, cercare un vestito, cercare un compagno, secondo voi? Perché non dovreste? Abbiamo una sola vita. Il mondo ha bisogno di aiuto immediato. Non può più aspettare. Le guerre ci sono sempre state. La violenza, l'ingiustizia. Il mondo non aspetta, Simone. Sono io che non posso aspettare. Il vostro è un sacrificio inutile. Il mondo non cambia. Questi possono sembrare dilemmi di donna borghese. Ma io non possiedo nulla che il mio sapere. Sono come voi con il vostro vino. È la passione che mi spinge. Abbiamo mai provato la passione io e te? Quale passione? Quella di Simone? Quella per il mio vino? La passione è sempre comunque un eccesso. Bisogna c'è di essere eccessivi. Queste riviste che leggi sono piene di passioni. Sì, ma l'amore e la passione è quasi sempre il male. Il delitto è passionale. L'adulterio è passionale. Sì. L'amore vero? Non è passionale. L'amore vero? Non ha? La febbre. Bravo. No. Vedo che ti dai da fare in occupazione onesta. Stai attento a quello che fai, non guardare in giro. Dai, non ti distrarre, guardare le femmine è rischioso. Andiamo. Pericoloso. Tutti gli altri sono tutti pericolosi.
conto quanti pezzi si fanno all'ora, li moltiplico per le ore di lavoro, li divido. Ehi, basta, basta, signorina. Dopo una giornata così sono stanco anch'io. Pensate alle donne che dopo 14 ore di lavoro devono preparare da mangiare. Mi fate la femminista adesso? No, femminismo è roba da borghesi. Sentite, io volevo chiedervi. Sì, avanti. O adesso o mai più. Non ditemi che era la prima volta. La prima volta di che? Che qualcuno vi corteggia. Sembravate un po' impreparata. Ivo è poco più che un bambino. Non è questo il motivo per cui avete rifiutato? Mi ci vedete a ballare? Con un bel ragazzo, questo sì. Mi farebbe passare certi grilli. Sapete, una volta ho avuto una proposta. E da chi? Su, raccontate. Si mi ha accompagnato fino a casa e poi, quando stava per entrare, l'ho chiuso fuori. Ah, perché? Perché? Perché no? Io ho detto no, non mi interessa. Ma verrà un giorno. Verrà il giorno che ognuno di noi riceverà quello che non ha avuto qua. E allora vorrà dire che nell'aldilà mia moglie diventerà un genio. E voi una fantastica massaia. E voi un filosofo. Perché no? È sempre stato il mio sogno nel cassetto. Alla fine vi abbiamo fatto mangiare. Vero. Merete, se vi riconoscete in questi versi di Baudelaire, il poeta somiglia al principe dei nemici. Padrone della tempesta è divertito dall'arciere. Ah, la sapeva a memoria. Ma esule sulla terra e vive sul sol au milieu des huées, al centro dei schermi. E sì, Simone, è proprio come voi. Per le ali di gigante, per le ali gigante non riesce a camminare. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ah. Così. Io sarei come l'albatros de Baudelaire per voi. No, è che siete solo un po' goffa quando vi ostinate a fare i lavori non adatti a voi. Sì, ma siete sublime quando volate. Simone è bella. Simone è bella quando è in volo, quando scrive, quando discute, quando ascolta le stelle e parla con le lucciole. Attenzione. Ora, la mia intenzione era di farvi vedere dove lavoro, però col buio non è che... Sì, guardate a me. Ora, magari è anche più romantico, però intendo dire... Nel senso che... Questo è lo spazio dove io... Ah, ok. E insomma, qui lavoro. Ah, aspettate. Vedete, anch'io mi diletto a scrivere. Cerco un senso a questa vita. Allora, mi capite? Perché fate sempre finta di stare su un altro pianeta? Ma non so, forse perché non c'è relazione tra i miei pensieri e la vita quotidiana. Per me è un passatempo. Ma tenete, perché non date un'occhiata? Io ci terrei molto al vostro giudizio. Grazie. Farfalla. Mm-hmm.
piace? Sì? Volete? No. Sono maldestra. Allora, bisogna infilare qui. Poi deve uscire. Si prende. I volontari francesi in zona non occupata, che hanno sottoscritto un impegno con la Legione contro il bolscevismo, e i volontari non ancora regolarizzati, sono convocati domani, sabato 13 settembre, con i loro documenti. Vai giù a controllare se si sente. Quando ritorni ci porti da bere, eh? Ma niente, su, vai. Oh, guardate qua. Una dichiarazione firmata da sindaci ex comunisti. Un certo numero di ex parlamentari e di sindaci comunisti hanno indirizzato ai loro vecchi elettori una lettera aperta in cui si levano in termini violenti contro le concezioni comuniste in cui credevano una volta. Dichiarano che il comunismo non è affatto un partito rappresentativo degli interessi reali dell'operaio. Costata, stringi. Stalin, constatano, voleva sacrificare il popolo francese. Gustav, stai per caso cercando di prenderci in giro? Vedete, cari compaesani, quello che mi fa sorridere non è l'essere Voltagabbana. Ah no? Beh, infatti noi non siamo Voltagabbana. È il comunismo che ci ha tradito. È un problema di tempismo. Vedete, essere anticomunisti proprio nel momento in cui te lo chiedono i tedeschi che ti occupano e che tra l'altro fino a 3 mesi fa erano alleati a Stalin. Non gliel'abbiamo chiesto noi il loro aiuto, non vi pare? Già. Non l'abbiamo chiesto noi il loro aiuto e soprattutto non gliel'hai chiesto tu, caro Gustav. Tu l'aiuto ai bolscevichi glielo dai, se è possibile. Vedete, è proprio per come siete fatti voi che uno come lui resta monarchico. È bravo il mio notaio che ha capito tutto. Servono per legare come una corda. Si usano così. Vedete, deve essere un nodo facile da slegare, così la pianta non ne soffre. Un nodo che non lega. Provate. Un nodo che non lega. Sì, provate. No, non riesco. Le mie mani sono... Provate. Un nodo che non lega. È esattamente che penso degli affetti. Beh, forse perché non avete ancora trovato il nodo giusto. Tout donner, rien garder. Tutto darsi, niente tenere. Sì, sì, ma adesso torniamo ai nostri nodi, che comunque devono tenere. Su, forza.
Gustave. Gustave, credi davvero che in quei quaderni Simone scriva solo dei pensieri? Scusa, hai detto qualcosa? I quaderni, le lettere. Non credi che Simone ci stia nascondendo qualcosa? Qualcosa che magari ci sfugge, che però ci può compromettere. Simone scrive, scrive. Quaderni carichi di calligrafia. Eti di inchiostro su pagine ricoperte di parole. Suppongo sia di questo che parlate tutto il tempo. Da qualche giorno non ho più l'onore di vederla. Credevo fosse un piacere per te. Da quando è diventato un onore? Da quando la veneri? Io venerare Simone. No, non lo so, mi sembrava. È che sei diventato strano, sei distante. Penso a tutto quello che non farò mai restando qui. Ecco a che cosa servono le idee. A farti venire grilli nella testa. Poi nessuno si accontenta più di quello che ha. Il me paraît incontestable que la présence d'une femme au milieu du danger, il me paraît incontestable que la présence d'une femme au milieu du danger constitue pour n'importe quels hommes un stimulant puissant. Virgule. Il me paraît incontestable que la présence d'une femme au milieu du danger constitue pour n'importe quels hommes un stimulant puissant, virgule, pour peu que la femme elle-même fasse preuve de quelque sang-froid, point. Et qui, pour une raison quelconque, ne se croit pas destinée à le devenir, virgule. Et qui, pour une raison quelconque, ne se croit pas destinée à le devenir, virgule, n'est pas plus précieuse que celle d'un homme, virgule. N'est pas plus précieuse que celle d'un homme, virgule. Loin de là, point. Actuellement, la presse et la rumeur publique ont fait circuler tant d'histoires de guerre terrifiante que, virgule, si une femme se propose, si une femme se propose volontairement pour une telle mission, virgule, il y a déjà de très fortes, il y a déjà de très fortes présomptions que ses nerfs soient bons, point. Andiamo a cavallo, eh? La bicicletta è la dimostrazione di quello che cerco di insegnare. Una macchina utile, direte volle e democratica. Siete un idealista, Simone. Un idealista?
Letteralmente è una che ha delle idee. Sì, ma per voi le idee sono tutto. Voi vi nutrite di idee. Ah, ecco perché rifiutate il cibo dei comuni mortali. Oh! Meglio per voi che le idee restassero separate, vero? Chiuse nelle loro scatoline come una collezione di farfalle. Al contrario, io vorrei essere invaso dalle vostre idee. Non sapete quanto. Vi contraddite. Mi avete insegnato che il corpo e la sua esperienza sono la misura del pensiero. Je parlais de son effacement, pas de sa célébration. Preghi per lei. Prego per noi. Il che è lo stesso. Che cosa devi dire? Simone è malata, è chiaro. Ma sarebbe peggio se attaccasse anche noi la sua malattia. Intende dire tutta quella sua voglia di verificare sempre tutto, di buttarsi nelle situazioni più pericolose. Sì, qualcosa del genere. O alludi a qualcos'altro, Gustave? Come al fatto che la storia non passerà mai per le strade di Saint-Marcel. E non saremo mai i suoi protagonisti. Che cos'è? Hai paura di scoprire cose del mondo che non sai? Cosa che bisognerebbe avere il coraggio di guardare in faccia. No. Ho paura che questa donna ti porti via.
vuoi fare, mio buon Gustav? Il mondo è grande e non sei tu a poterlo fermare. E non puoi fermare una donna? Una professoressa ebrea in fuga. In fuga da se stessa. Ma stai tranquillo, anche noi nel nostro piccolo abbiamo i nostri informatori. Vedrai, le notizie non tarderanno a venire. Sentite, l'avranno portata via di notte. Dovete sapere, avrete pur visto qualcuno. Perché non chiedi a Ivo il bracconiere? Lui ne saprà sicuramente qualcosa. E perché non chiedi tu invece, al prefetto? La fai facile tu. L'abbiamo cambiato 3 volte in 6 mesi. Ma se me lo chiedi tu farò il possibile. L'importante è che tieni i nervi a posto, Gustav. Composé d'anciens combattants d'élite et de grands serviteurs du bien public, le Conseil de justice a estimé à l'unanimité que la détention dans une enceinte fortifiée, la peine la plus forte prévue par l'acte constitutionnel numéro 7, devait être appliquée à messieurs Édouard Daladier et Léon Blum, ainsi qu'au général Gamelin. J'ordonne en conséquence la détention de ces 3 personnes au fort du Portalet. Io le vedo dappertutto. Anche tu ti comporti come qualcuno troppo attaccato alla vita. Simone non sarebbe d'accordo. Non si può amare così tanto la vita e odiare allo stesso tempo se stessi. Non è odio, Gustav. Il distacco è la sola condizione per vedere Dio. Questa è una cosa medievale. Le punizioni cui si sottoponevano i mistici. Beh, Simone è un po' mistica. Anche se fuori tempo massimo. Ivette era riuscita a farla mangiare. Perché quella ragazza non mangia, è denutrita. Ha bisogno di aiuto. Buongiorno. Dica. Va avanti, dica.
Non riesco. Le mie mani sono... Ah. Un nodo che non lega. È esattamente che penso degli affetti. Mi chiamo Veil Simone Adolphine. Nata il 3 febbraio 1909 a Parigi, nel 10° arrondissement, da Bernard e René Salomé. Nubile, professoressa di ruolo di filosofia. Domiciliata a Marsiglia, in Rue de Catalan 8? Sì. Ero professore di filosofia al liceo femminile di Saint-Quentin-d'En. Ho dovuto abbandonare il posto nel 1938 per ragioni di salute. Sono rifugiata a Marsiglia, proveniente da Parigi, dal 13 giugno 1940. Dal mio arrivo a Marsiglia non ho mai lavorato. Mai. Non ho mai conosciuto nessuno chiamato Robert e non ho mai sentito parlare di lui? Mai. E allora, che ti avevo detto? Sì, sì, va bene, ma posso sapere adesso? Guarda che ti sto dicendo un segreto, eh. Sto rischiando per te. Sono delle informazioni molto riservate, non di pubblico dominio. Senti, veniamo al sodo. È successo qualcosa, vero? L'hanno presa. Ma non essere precipitoso. Non crederai mica a quelle panzane che dice Radio Londra. A parte che ci credo. Ma credo anche al fatto che Simone se n'è andata così, dalla mattina alla sera, senza lasciare traccia. Questo non è da lei. Infatti, quello che ti sto per dire la giustifica. Dunque, niente di grave. Si tratta di una lettera. L'ultima lettera che ha scritto, suppongo, l'hanno trovata in casa di un americano, un capofiliere di Marsiglia, che hanno arrestato. Ma allora la interrogheranno. Pensi che sia in pericolo? Non lo so. Grazie. Signora Thibon. Siete voi. Comunicazioni importanti. Entrate. Ecco. Una è per voi e una per la signora. Simone. È una convocazione in commissariato. Direi che è scappata appena in tempo. Simone non è scappata. Se lo dite voi. E l'altra è di Simone per il vostro marito.
Cari Gustave e Yvette, non so trovare dei termini abbastanza convenienti per ringraziarvi tutti e tre. Come dimenticare Beppe della vostra gentilezza nei miei confronti e del mese che ho passato nella casa delle fatte. Questo periodo da voi m'ha fatto molto bene fisicamente e moralmente. Voglio dirvi che sono molto fortunata di avervi conosciuto tutti e in particolare ciascuno di voi. Quando c'è incontro morale, c'è amicizia. Quando c'è incontro fisico, c'è amore. Ma solo se vi può essere amore senza desiderio. Essere oggetto di desiderio. È questo che genera in me, dopo il Luxemburgo, una repulsione e un'umiliazione. Fortunatamente invincibili. Che cos'è il Luxemburgo? È un giardino di Parigi. E che cosa è successo là? Non lo so. Ho provato ad approfondire l'argomento, ma si è chiusa. Non ne ho voluto parlare. Ce la deve fare. Ce la farà. Lo sento. Benvenuti a tutti! Oh, voilà, yes, un grappe. Oh,
ciao. Ciao. Sì, ma dai, dalla me. Sì. Grazie. Dai, lì in mezzo! Ehi, ciccione! Fuori! Levati! Avete ragione, la mia era solo paura. Allora? Tutti e due abbiamo vinto la paura. Non ci sarebbero guerre senza la paura. Allora, sai qual è la vera essenza del coraggio? La forza! No, è la speranza. Sapessi anch'io scrivere come voi, con la vostra passione. Perché volete farmi credere? Lo chiamate passatempo, questo libro? Credevo lo sapeste. Ci sei giocato la parte dell'autodidatta, del vignaiolo, ingenuo, perché? È vero che sono un autodidatta. È vero che volevo approfondire con voi alcuni argomenti. Questa è la difesa dei privilegi di uno, non la ricerca del bene di tutti. Siamo ai due lati opposti del pianeta. Chiedetevi se l'amore ha un senso. L'amore non è indulgenza, ma un grande impegno. Vedete? Mi avete insegnato a non avere paura degli altri, degli uomini soprattutto. Lasciatemi andare, Gustav. Avete fatto anche troppo per me.
questo periodo in cui sono stato lontano da voi ho capito. Le vostre parole non traducevano la realtà, ma la versavano in me, nuda, totale. Non ti lascerò partire. Devo farlo. Non posso restare. Ma perché? Perché? È la storia, il mondo, gli uomini mandati a morire. Non posso star qui. Non ti lasceranno andare, Simone. Sei troppo debole. Resta qui a scrivere. Tu sei un intellettuale, puoi fare molto scrivendo. Non posso scrivere se non vivo. Morirai. Morirò. Muoio anche adesso. La storia è qui. E noi siamo l'histoire.
l'impressione che il tuo parto sarà più complicato del mio. La filosofia è diversa dalla biologia. Non così tanto, direbbe Simone. Hai deciso il titolo? Sto pensando a una coppia di opposti. Due parole sulla sponda opposta di un fiume che si attraggono. Come se si richiamassero a vicenda. Non sarà un po' troppo complicato? Ritengono il tuo riso le falde dell'oblio, fluisce tra la noia, sotterraneo rio. Nel nido della notte ti voglio e tu mi fuggi, s'apre un paradiso appena mi raggiungi. Gli anni vanno via con una melodia, vibrano gli echi di una storia nella mia memoria, vibrano gli echi di una storia nella mia memoria. La luce del tuo riso illumina la notte, nel pieno di una festa, da un ballo a cielo aperto, e sempre rinnovate le onde del ricordo, ispirano gli accordi che parlano di te. Gli anni vanno via con una melodia, vibrano gli echi di una storia nella mia memoria, vibrano gli echi di una storia nella mia memoria.
baptise ensevelie d'elle assis qu'on enfouit, blotti contre la nuit. Je te veux, tu me fuis, paradis du non-dit. Tu me suis sans un bruit. Aime-moi, les années passent, les mélodies aussi. Elles racontent les mêmes histoires de voyage et d'amour aussi. Elles racontent les mêmes histoires de voyage et d'amour aussi. La lumière d'un sourire au bout de la nuit noire, d'un bal à ciel ouvert, inonde ma mémoire. L'éclat de son empreinte irradie à jamais. L'air qui s'en va s'en vient, plie des plis mes soufflets. L'aime-moi, les années passent, les mélodies aussi. Elle raconte les mêmes histoires de voyage et d'amour aussi. Elle raconte les mêmes histoires de voyage et d'amour aussi.